candidato in comune Carla Luzzi. Un luogo dove raccontarci, creare spazi per le persone, confrontarsi, condividere idee e dare valore all'impegno. E questa è la motivazione con cui la lista civica in comune, a sostegno del candidato a sindaco Massimo Seri, ha inaugurato la sede elettorale nel cuore di Fano in piazza Andrea Costa per l'ultimo mese di campagna elettorale. Una lista come la nostra, che vuole essere inclusiva, aperta e partecipativa, doveva avere un luogo fisico dove poter incontrare le cittadine e i cittadini, per poter portare meglio l'idea del progetto che abbiamo creato. Siamo una lista nuova e abbiamo bisogno, abbiamo la necessità di avere un luogo dove incontrare le persone e parlare del nostro progetto e delle nostre idee. I prossimi 30 giorni saranno impegnativi, sarà la passione questa volta a fare la differenza, ha aggiunto Mascarin. Noi siamo l'alternativa a una destra dove la Tarsi fa da prestanome alla vecchia giunta Guzzi e ai disastri che ha lasciato. Una maschera, conclude, dietro cui si nasconderebbe una certa vecchia politica. Intanto ufficialmente è stata depositata la lista dei 23 candidati, composta dal 44% donne e il 56% uomini, tra cui una candidata di espressione della comunità rumena e un candidato della comunità musulmana. Tra gli impegni presi, la coalizione di centrosinistra sarà a difesa dei servizi pubblici, a partire da quelli educativi e sociali, maggiori risorse e investimenti per gli spazi di cultura e socialità, tutela dell'ambiente, sviluppo sostenibile e il completamento del nuovo parco urbano entro 5 anni. 23 biografie che rappresentano bene la città che vogliamo costruire nei prossimi anni. Vogliamo fare un investimento forte continuando l'esperienza di buon governo di questi 5 anni di amministrazione Seri, e vogliamo proporre un'alternativa al ritorno al passato, il ritorno al passato che è rappresentato dalla destra, che è poco più che una sommatoria della vecchia giunta Guzzi.